Il Notaresco supera 2-1 il Montegiorgio nello spareggio ed accede ai playout che giocherà domenica 21 contro il Roma City. A provarci per primo è il Montegiorgio all'undicesimo con un colpo di testa di Diop che termina fuori misura. Al 26esimo è ancora Diop a provarci di testa con la sfera che termina di poco a lato. Poi l'ultima opportunità della prima frazione, ancora per il Montegiorgio al 33esimo con una bordata dai 16 metri di De Angelis che sfiora la traversa. Inizia la ripresa e il gioco continua ad essere equilibrato e con le occasioni che però scarseggiano. Ci prova per primo il Montegiorgio al 20esimo con Zancocchia che conclude centrale dal limite. Al 24esimo arriva il vantaggio del Notaresco con Forcini che se ne va sulla sinistra e pesca Scimia a centroarea per l'1-0. Al 43esimo il Notaresco rimane in 10 per l'espulsione di Colazzilli che stende Antichi lanciato a rete e il Montegiorgio si riversa in attacco. Al 46esimo Sciba è miracoloso a tu per tu su Pepe Pai liberato in aria. Poi al 48esimo arriva il pareggio del Montegiorgio con Tenkorang che dopo un batti e ribatti scarica in rete dai 16 metri. Il Montegiorgio prova a far valere la superiorità numerica senza trovare conclusioni. Poi al 13esimo del primo supplementare rimane anch'esso in 10 per il doppio giallo a De Angelis e sugli sviluppi dell'azione Forcini servito da Bartoli insacca il 2-1 per il Notaresco. Poi al 12esimo lo stesso Shiba ancora una volta si esalta per l'ultima volta a salvare sul tiro di Monza e il susseguente velo di Tenkorak. Finisce così con Notaresco che si giocherà la salvezza ai playout contro il Roma City.